Mister De Castris, allenatore del Valmontone, partiamo subito dal risultato, poteva essere decisamente più largo. Sì, diciamo di sì. Abbiamo sbagliato qualche occasione davanti alla porta, però alla fine è stata una buona partita. Mi è piaciuta la mia squadra, un buon atteggiamento, grande intensità. Abbiamo costretti sempre a giocare palla lunga e abbiamo tolto qualche fonte di gioco. Devo ringraziare i ragazzi, sono stati veramente bravi. Qualche gol in più, però sarà più bello il ritorno. Qualche gol in più, soprattutto vedendo il primo tempo dove il portiere loro ha fatto molte parate. Sì, veramente bravo, complimenti al portiere loro. Però dai, ci può stare. C'era tanta voglia da parte nostra, ci crediamo in questa coppa, vedremo, il ritorno sarà difficile perché loro sono una buonissima squadra, squadra di esperienza, hanno una buona maturità, quindi sarà una bella partita quella di ritorno. Mi è piaciuto perché è stata una bella serata di calcio a 5, devo dire, fare i complimenti al futsal latino. Guardando soprattutto il primo tempo e la grande intensità che avete impresso alla partita, all'inizio del secondo tempo si è fatta un po' sentire nelle vostre gambe? Sicuramente sì. Abbiamo qualche acciacco, qualcuno tornava dopo un mese di squalifica, però dai, vedremo dove abbiamo sbagliato e dove possiamo migliorare, perché ci attende un ritorno molto difficile. Una squadra come voi, abituata ovviamente al campo di casa con delle dimensioni particolari, cosa può andare incontro quando va fuori casa? Questo mi preoccupa poco, perché poi durante tutto il girone di andata, giocando con campi grossi in campionato, ci siamo sempre comportati abbastanza bene. Abbiamo giocatori che si adattano anche meglio su campi grossi, quindi siamo molto fiduciosi. Mister Antonio Angeletti, per cercare di portare a casa questa qualificazione sicuramente non bisogna ripetere questo primo tempo? Sicuramente no, abbiamo fatto un primo tempo totalmente sottotono, imprecisi, poco movimento, quindi loro sono stati molto molto più bravi nel primo tempo, quindi il secondo tempo lo soccrati, noi siamo usciti un po', però non abbiamo giocato ai nostri livelli. Sicuramente un po' di nervosismo, un po' di staticità hanno precluso un po' tutto. Peccato, perché abbiamo sbagliato dei liberi all'ultimo, potevano un attimino spenarci un pochino di più la strada, però ce la giocheremo a ritorno senza problemi, i ragazzi di stare tranquilli, senza problemi. Cos'è che ha fatto la differenza in questa partita secondo lei? Secondo me il livello fisico della squadra avversaria. Eravamo più forti di noi, quindi fisicamente stavano meglio. Noi purtroppo, lo ripeto, eravamo troppo sottotono. Per il ritorno ha già qualche tattica, già sa in che modo? Bisogna lavorare, allenarci, quindi correre un po' di più, non regalare un tempo come abbiamo fatto oggi, nonostante fossi vinto 4-2 il primo tempo, non è che, insomma, però ripeto, loro sono stati molto molto più bravi. Riguardo comunque per la sfida di sabato con la Pontina, bisogna cambiare registro sicuramente. Sì, andiamo a giocare, voglio dire, può succedere dopo la prima sconfitta, dopo mi sembra 12-13 risultati utili, quindi ci può stare. L'importante è che lavoriamo e mettiamo a punto gli errori che abbiamo commesso oggi.